e ti distribuisci. Tu non hai idea di cosa sta succedendo a Milano con questi volantini. Perché io però negli ultimi giorni non ho avuto tempo di guardarle. Ma se guardi la foto a volantini. Guarda Milano, se guardi Milano ti linka tutti i volantini che stiamo facendo. E ti assicuro che la gente ce li mangia. Torna indietro, scusami, non è altro. La piega se lo mette in tasca, lo porta a casa, si legge. Adesso forse ti fa più, sintetico. No, ma non dire un secondo. Ecco il nostro eroe che fotografa Beppe Grillo. Incredibile immagine in diretta. Guardate quest'uomo, uno e Quintino, rappresenta tutta Reggio Emilia. E voi dovete agire poi nel quartiere, nel quartierino, lì, capisci? Quindi il sacrificio è vostro. Però noi piano piano dobbiamo partire da lì. Le cose piccole fatte vicino, cambiare, cercare di fare qualcosa. Il segnale questo della Valsusa è pazzesco, perché diventa adesso un esempio che stanno prendendo tutti, dice Civitavecchia, tutti io sono valsusino, Civitavecchia comincia a esportarsi questo modo di esserci, insomma. Sì. L'asfalto della notte di perché non posso chiedere di sgomberare la posizione della cattiva di sotto? E allora noi cosa facciamo? Quando loro hanno questa iniziativa noi cominciamo a scendere così. Sì, sì. Per mandarci il genere. No, adesso. Non c'è il rettore, il parco. Si sposta. Sicuramente. Poi i servizi di 30 secondi. Per mantenere fede alle promesse. Guarda, questi ci superano. Attenzione. Sei di pallone. La prego, almeno lei. No. È una bella cosa. Pensavano di cavarsela così. Invece ci stiamo dando dentro. Sarà dura, come diciamo noi. Peppe, ciao, sono di Telecitofono. Hai presente chi sono? No. Allora, niente, però, solo per il resto ci dici ciao. A Telecitofono, sì. Allora ciao alla scala B, senza la scala A, va bene? Va bene. Ciao a tutti. La prima volta, quindi anch'io ho qualche titubanza vedendo la faccia del vostro. Però stiamo facendo una cosa, secondo me, straordinaria. Abbiamo iniziato un paio di mesi fa in un meetup, non sapevo neanche cosa fosse, questa azienda americana che dovrebbe coordinare tutte le cose che dovremmo fare. È cominciata un paio di mesi fa, siamo a 125 città, di cui 12 euro, lo sapete meglio di me, siamo al terzo, al quarto meetup del mondo e siamo qua. E quindi che cosa vogliamo fare? Dobbiamo fare, e questo è il programma, come arrivare a voi? Ecco, quello che vogliamo fare è, l'idea è questa, ognuno di voi porta delle proposte nel posto dove vive, nel luogo dove vive, nel quartiere, nella strada, e noi facciamo supporto online con il blog. Questa cosa dovrebbe funzionare, abbiamo fatto insieme un sacco di cose, da gennaio siamo partiti con
questo blog, abbiamo fatto le iniziative sia online che fuori. Quelle fuori, per farvi un esempio, sono state le due fare frasi della scuola pubblica di Faccio Martire, adesso sono tutti contenti, a noi non ci ha cagato nessuno, se vi ricordate, e la pagina sulle Rantrimo dei 23 parlamentari giudicati in terzo grado. Per quanto riguarda invece le iniziative che abbiamo fatto insieme a voi, sono state queste qua, non so se possiamo vedere. Dunque, allora abbiamo fatto, no, mi dai il, guarda queste cose, abbiamo fatto iniziative di, sì, Bosco di Gioia a Milano. Bosco di Gioia ci siamo attivati un pochino, abbiamo mandato, abbiamo fatto un paio di post su di loro, loro hanno ricevuto migliaia di email e non rispondeva a nessuno per salvaguardare quel parco di Milano, della provincia, del sindaco, della regione. Quando ci siamo attivati un po' hanno subito risposto, quindi sono molto attenti. Facciamo, ecco, adesso ci stanno a sentire per noi. Poi ci siamo attivati per l'acqua a Napoli, il 31 di gennaio andrò anch'io, forse verrà Michi Vendola, verrà Michi Vendola che ha fatto una cosa straordinaria in Puglia, quindi il più grande prodotto d'Europa, è riuscito a non farselo privatizzare, mettendo Carlo Petrella come presidente. Carlo Petrella è un uomo straordinario che ha fondato il Comitato per la protezione dell'acqua insieme alla moglie di Mitterrand, un uomo straordinario, quindi c'è lui come presidente, è un grande risultato. Il 31 di gennaio saremo tutti con anche Alex Zanotelli e chi vorrà venire, saremo a Napoli per difendere questo diritto che è l'acqua. Ci siamo attivati su Genova, per esempio c'è qualcuno di Genova, su un parco a Nervi, abbiamo fatto parlare i giornali, abbiamo fatto pagine sul Secolo, sul giornale locale. Insomma, iniziative che partono, dovrebbero partire anche da voi, adesso sentiremo, abbiamo poco tempo, quindi i capigruppo parleranno un attimo, diranno un po' che cosa vogliono fare. Io non sono un grande organizzatore, siete voi i grandi organizzatori. Quindi Romagnette, abbiamo fatto, adesso abbiamo un giornalino online che potete stampare in PDF fin della settimana, quindi stampare cose dal blog, farle girare, potete far intervenire le trasmissioni, radiofoniche, televisive, dobbiamo farci conoscere, la nostra cosa è farci conoscere, dobbiamo arrivare a essere nei primi 5 blog del mondo, siamo 13esimi, quindi e siamo partiti da gennaio, quindi abbiamo un risultato che è straordinario, fuori da qualsiasi previsione. E, cosa dire? Non mi vedete cosa c'è. Ecco, altre iniziative che abbiamo fatto, abbiamo mandato circa 800.000 email a Ciampi per far tornare le truppe dall'Iraq. Ciampi non se ne è neanche accorto. Ora o ha dei riflessi lenti oppure ha un dei consiglieri che non hanno compiuto. Poi, ecco, le idee contro la legge elettorale, tuffa, queste sono, non so, adesso abbiamo fatto una cerchia di quanti ne sono arrivati, 2.590, abbiamo scelte, credo, 19, e ci sono cose interessanti. Che sono quelle vostre idee, quella di stampare e di fare una specie di referendum, oppure comunque poi decideremo insieme su queste 19 che cosa attuare. Io direi adesso, sì, direi adesso di far parlare con voi. Io a fine gennaio faccio la tournée. Quando vengo vicino alla vostra città, voi vedete che mettiamo un banchetto, allora 10.000 persone che vengono a sintonizzare e che escono, dobbiamo far conoscere l'unità. Mettiamo i banchetti fuori
così prenderemo, cercheremo di crescere in questo modo qua. Adesso io vorrei invitare il meetup di Torino per l'ospitalità, se qua venire a dirci qualche cosina in più avvenimento in questa città. Bravo. Ciao a tutti, un'emozione unica. Cosa dire? Innanzitutto vi diamo il benvenuto nella nostra città, quindi noi non siamo solo contenti di essere qua e ospitare il primo raduno nazionale di Meetup. Noi abbiamo anche proprio desiderio e voglia di iniziare subito a collaborare. In fondo, come si diceva, siamo partiti pochi mesi fa, pentolone voi, però ci sono tante iniziative e anche la volontà di perseguire qualcosa di alternativo. In fondo, vedete, c'è proprio dimostrato che le alternative ci sono già, sono realizzabili, qualcuno le sta già praticando. Basta forse solo accedere a delle forme di formazione diversa. E noi oggi abbiamo un'iniziativa proprio in questa direzione. Innanzitutto, vi do il benvenuto a Torino, mi sembra il minimo che possa fare. Questa è la città di Torino. È un discorso molto bello sul Po. In realtà chi è venuto in macchina sa che Torino è anche la città dei cantieri. Sono cantieri aperti per la... Non c'è più voce in caramba. Se non vuoi dirti portare le tue guardate, almeno sollecitalo a portare su con me. Nel 2003, prima che Dio adorasse voi cittadini, fosse ucciso dalle politiche di tuo figlio, tu hai... installazioni, suoni e parole a 20 anni dal disastro di Chernobyl, nei luoghi da cui partono molte donne che oggi vivono e lavorano a Reggio come badanti. È la mostra Corridoio 5, viaggio ritroso in Ucraina, esposta in via Brigata Reggio presso l'Officina delle Arti. La rassegna sarà inaugurata il prossimo 8 gennaio nell'ambito del progetto Tra le città d'Europa e ospiterà appuntamenti letterari e di spettacolo. Continua a crescere la rete gas nella montagna reggiana. Enia ha raggiunto Ramiseto. Il territorio reggiano si conferma quasi altrettanti sprovvisti del permesso di soggiorno. Una realtà che a Reggio sta diventando sempre più importante e che raccoglie tante storie da raccontare. Storie raccolte anche a loro volta in una mostra voluta dal comune di Reggio. Manuela Catellani. Non si fanno regali, se si canta a una persona più cara una canzone natalizia, è bello. Sorride Marina al pensiero che tra pochi giorni sarà Natale. Già, perché domenica si ritroverà insieme alle sue compaesane per la celebrazione della festività ortodossa. Marina Olic è una delle tante ucraine che hanno lasciato il proprio paese per cercare qui un futuro più sereno. Le è costato parecchio sacrificio. Ho lasciato il passato, che è tutto, che è la mia vita, i miei cari, la mia famiglia. Il mio lavoro che mi piaceva molto. Nel suo paese era un insegnante di lingue. Qui è una mediatrice culturale e aiuta le sue connazionali a superare la nostalgia di casa e la lontananza dai familiari. Sono 779 in tutto gli ucraini regolarmente residenti a Reggio, il 5,4% degli stranieri della nostra città. Si pensa però che ce ne siano altrettanti clandestini, in prevalenza sono donne che lavorano come badanti. Lavorando nelle famiglie, io credo che siano uno degli aspetti dell'immigrazione a Reggio più legata alla nostra gente. Proprio in concomitanza con il Natale ortodosso, domenica pomeriggio all'Officina delle Arti verrà inaugurata la mostra Corridoio 5, viaggio a ritroso in Ucraina. Un percorso tra fotografie, immagini, video, suoni e parole in uno dei luoghi più tormentati del mondo.
A 6 giorni dalla rapina ha riconosciuto per strada l'uomo che lo aveva derubato picchiandolo e ha chiamato i carabinieri. Con l'accusa di rapina i militari di Reggio hanno così denunciato un egiziano di 33 anni residente in città. L'uomo il 29 dicembre scorso all'interno di un bar del centro cittadino aveva rubato il cappotto di un cliente con dentro portafogli e cellulari. I nostri genitori hanno per parte mia i nostri nomi e che comunque in un qualche modo hanno appunto forse fornito delle cure che al giorno d'oggi noi come italiani in media non riusciamo a dare. C'è un affetto comunque, è una vicinanza concreta. Il secondo motivo era Chernobyl. Noi nell'86 eravamo molto piccoli. Io mi ricordo che ho iniziato a guardare i cartoni animati in TV l'estate dopo Chernobyl, perché quell'estate non potevamo camminare o comunque correre, giocare a calcio e fare le cose che fanno tutti i bambini, perché c'era paura. Quell'estate fu anche la più bella perché comunque ai bambini non piace l'insalata, erano costretti a non mangiare insalata, a non mangiare pomodori perché potevano essere cattivi. Dei primi stranieri che vivevano a stretto contatto con a 1600-1800 km qui sono i pigmei, possono molto simili ai nostri piatti. Diciamo che questo viaggio che abbiamo fatto è in un certo senso stasera, che dovrebbe essere in conto conclusivo, ma non so se ne faremo altri andando alle 12, forse sì. Per me rappresenta moltissimi italiani, in parte anche ad un incubo per un motivo, perché quando si fa un viaggio in un modo che è diverso dal mondo che noi siamo abituati a geometrie, che al di fuori comunque ci sembra tutto illogico, comunque irreale, noi bene o male siamo usciti da queste geometrie e ci siamo trovati comunque in Italia a raccontare comunque di luoghi che non pensavamo comunque potessero esistere vicino a noi. Queste qua effettivamente molti ci hanno criticato sul fatto che essendo una mostra c'è stata fatta una selezione proprio essenziale di immagini. E immagini perché comunque è difficile veramente, cioè ogni singolo colore che c'è in questo luogo, ogni singolo fotogramma penso che comunque abbia un senso. Parlate dell'accoglienza che abbiamo ricevuto in questo paese. La riflessione forse che poniamo è il fatto che in luoghi comunque che siamo sempre stati accolti in modo sintetizzare la cosa là. Io credo che noi dovremmo fare comunque come italiani un esame di coscienza e penso particolarmente vissuta e partecipata. Permettete che mi presenti, sono Andrea Mastrangelo, sono un giornalista del settimanale Reporter e del mensile IF. Ho accettato con molto piacere di partecipare come coordinatore a questa tavola rotonda, anche perché il tema che andiamo a trattare, cioè quello delle badanti, della nuova immigrazione, delle assistenti domiciliari, come vorrebbe che si chiamassero, è un tema che nel mio percorso professionale ho trattato più volte. Marina Olic, che abbiamo il piacere di avere con noi questa sera e della quale più tardi raccoglieremo la testimonianza. Ecco, Marina scrive: ho perso tante cose alle quali tenevo, eppure mi ritengo fortunata. Ho incontrato persone meravigliose che mi hanno regalato amicizia, rispetto, sostegno e comprensione. Li voglio molto bene e prego per loro. Ringrazio tutti coloro che mi conoscono. Questa esperienza, ripeto, se non mi ha arricchito materialmente come speravo, mi ha arricchito spiritualmente. Adesso scrivendo sorrido. Sorrido a te, Italia. Non sono parole facili da scrivere per una persona che nella propria nazione ha lasciato una famiglia, ha lasciato dei parenti, degli amici, delle persone care, forse un lavoro che le piaceva anche di più. Signore e signore, signor Presidente, carissimi colleghi giornalisti, buonasera. Da prima volevo ringraziare tutti voi per aver dedicato il vostro tempo a questa inaugurazione, penso che è importantissima. Finalmente l'Europa ha conosciuto l'Ucraina, finalmente la gente europea ha capito cosa significa l'Ucraina, non solo per noi ucraini ma anche per l'altra Europa. Finalmente avete aperto per voi il nostro magnifico e bel paese. Chi è stato in Ucraina può confermare che noi, lo dico non perché sono ucraino e rappresento il consolato dell'Ucraina, lo dico non neanche perché sono
molto, moltissimo patriota del mio paese, lo dico perché lo dicono tutti. L'Ucraina è una, veramente una perla sul bacino del Mar Nero. Chi è stato in Ucraina lo può confermare. No, grazie, grazie a voi tutti per l'interesse verso il nostro paese. E prima di toccare questo importantissimo problema dei cittadini ucraini che lavorano in Italia, volevo fare piccoli appunti della situazione temporanea dell'Ucraina e i passi del governo che dovremo fare verso l'Europa. A un anno di distanza dalla rivoluzione arancione, l'Ucraina avanza verso l'autonomia di mercato e va incontro a una serie di appuntamenti cruciali. Ad esempio, nel 2006 si terranno le elezioni parlamentari per il nuovo governo e poco dopo si celebrerà il 20° anniversario della tragedia, la catastrofe di Chernobyl. Per il nuovo... L'Ucraina in ogni caso si affaccia al nuovo anno con fiducia, cercando anche un valido supporto nei paesi dell'Unione Europea per svincolarsi dall'influenza russa e vivere con pienezza la propria autonomia. Se dobbiamo tracciare un bilancio di quest'ultimo periodo seguito alla rivoluzione d'arancione, devo dire che il governo non ha fatto tutto quello che aspettava il popolo, che doveva fare veramente il governo per il popolo. Però stiamo ancora cercando di abbattere le barriere erette al tempo dell'Unione Sovietica e credo che debba passare ancora bel tempo prima che i politici e la popolazione comincino a pensare in un quadro di economia e di mercato, soprattutto. Stiamo facendo dei passi avanti e la testimonianza sta proprio nell'impegno del popolo nella rivoluzione arancione lo scorso anno, ma ci vuole ancora tempo. L'Ucraina comincia a trovare il suo posto in Europa. Erano tanti anni che la gente sentiva parlare dell'apertura di una strada per l'Europa. Finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo e ogni giorno facciamo dei passi avanti verso l'Europa e verso NATO. Portare tranquillamente. L'anno prossimo festeggeremo i 15 anni di indipendenza. Anche se inizialmente si diceva che si sarebbero dovuti mantenere i rapporti di amicizia fra gli stati membri dell'URSS, alla fine ognuno, ogni stato, ha rivendicato la propria sovranità. Anche noi, nel compiere i primi passi, abbiamo fatto qualche sbaglio. Stiamo ancora studiando la democrazia. Spero che la questione si possa risolvere con la diplomazia, anche perché si possono cambiare i vicini di condominio, ma non i confini con gli altri stati. Russia e l'Ucraina sono molto vicini e guadagnerebbero entrambi dal mantenimento di buoni rapporti. Per noi la Russia è un partner strategico, le nostre economie sono molto collegate. Il legame tra i due paesi, e non potrebbe essere altrimenti, è forte, però anche dal punto di vista culturale. Ma in che rapporti c'erano consultazioni fra i ministeri degli esteri che sono riprese l'anno scorso? Il Presidente avrebbe dovuto venire in Italia con la visita ufficiale, ma per via di una crisi di governo. Che ci racconterà, ci porterà una sua testimonianza. Mi hanno impressionato due cose. La prima è parto dal discorso che ha fatto Gianluca Grassi. La meraviglia dell'andare e tornare. Questa è una meraviglia che tutti i giornalisti hanno. Quando uno fa in un paese del finimondo dove ci sono guerre, fame, povertà, torna con un senso d'angoscia per quello che ha visto, per la società slabbrata, per la gente che non sono più persone ma sono stracci agli angoli delle strade. Poi sbarca a Roma, compra il giornale e c'è scritto squalificato al campo della Roma, il titolo 9 con cioè ci si immerge in una realtà finta che è la nostra, una realtà creata dai media e creata anche dalla dampenaggine delle persone che ormai impigrite si lasciano andare. Ecco perché questa mostra, questo catalogo sono straordinari, perché sono il sintomo di una generazione che è stata allevata con la plastica di queste cose inutili e se ne è liberata. Tutti si liberano in modo diverso, chi si libera facendo i girotondi e chi si libera per cercare di capire cosa succede attorno.
chi sono le persone che incontriamo agli angoli delle strade, che da vedere sono tutti neri, sono tutti cinesi, sono vestiti di stracci, sembrano dei vagabondi. E poi sono persone. E questo libro ha anche il pregio di farle parlare, ma soprattutto il pregio, e questa è la grande avventura della mostra del libro, di andare a vedere chi sono, di cercarne le radici. Io vorrei capire se quando gli italiani che sono andati nel 45, nel 46, in Belgio, a Marcinelle, nelle miniere, o prima ancora sono andati negli Stati Uniti e venivano considerati delinquenti perché gestivano, era il momento in cui era proibito bere, gestivano gli alcolici, era naturalmente ancora allora, era proibito, era ancora lo sfruttamento della prostituzione e gestivano le puttane, cioè tutte queste cose, se per capire e fare la differenza tra gli italiani per bene e i nipoti dei gangster, gli americani fossero venuti in gita in Italia. Forse avremmo addirittura evitato la guerra mondiale. Forse avrebbero capito che siamo diversi da quelli che erano là, che erano chiusi, che hanno trapiantato in un altro posto il mondo piccolo che portavano da casa, che era un mondo di prevaricazione. La seconda cosa di cui vorrei parlare è l'idea che ci è stata data dell'Ucraina. E qui ha ragione il corso. Cioè, io viaggiando in mondi che non ho viaggiato, pochissimo nel mondo sovietico e post-comunista. No, sono andato in Vietnam, ho fatto anche l'Europa, ma insomma non approfondito. Ho viaggiato soprattutto nel mondo che è cresciuto sotto l'ala capitalista. Cioè ho inseguito le bombe americane dappertutto. In tutte le guerre, in Medio Oriente, ma anche in America Latina, dove non erano bombe, erano migliaia di persone che sparivano, eccetera, eccetera. E mi sono fatto un'idea della società disgregata che ho incontrato nel mondo americano, tra virgolette, perché poi ognuno ha la propria personalità, ogni paese reagisce in modo diverso, ogni cultura si difende. Mi sono fatto l'idea di un mondo disgregato da una parte, e poi quando vado a Sarajevo, arrivo, e la gente è affamata, c'è l'assedio dei serbi e non abbiamo nulla, ci siamo dimenticati di portare tutto. In questo gippone abbiamo solamente un sacchetto di caramelle e ci sono i bambini che ci stanno attorno. Allora, se succede in America Latina, in Brasile, ovunque, o in Africa, cioè dove la società è più disgregata dal capitalismo, guardate che io non sono comunista, posso parlare liberamente perché non lo sono. La società disgregata dal capitalismo, ecco che c'è un assalto, ti vengono addosso, cercano l'abbiglio, ti frugano le tasche. Appena Sarajevo siamo arrivati con la gente affamata, i bambini che sembravano scheletri, e avevamo 20 caramelle e c'erano 18 bambini. Il più grande ha preso le caramelle e ha cominciato a contarle e le ha distribuite. Non abbiamo dovuto solo guardare. Allora mi ero fatto un'idea straordinaria delle periferie del mondo socialista, un mondo condannabile sotto molti aspetti, però che aveva educato all'ordine le persone. Tutto questo, questa mia illusione è sparita quando sono andato in Kazakistan, nell'Asia centrale, dove esattamente come essere in Africa e in America. Però c'era l'idea di un ordine e c'era l'idea di paesi che hanno capito che esiste una direttiva. E questa direttiva si può odiare o amare, ma bisogna tenere conto. E poi, io devo dire, la cosa che ci lega all'America Latina è in fondo la religione, che è un modo culturale per rapportarsi con le persone. Credo che anche l'Ucraina, in Ucraina, almeno nella mia esperienza personale, malinconica, perché alla fine dei miei genitori che sono morti fra le braccia di signore ucraine, ecco, anche la religione ha avuto un rapporto diretto con gli ucraini. Si dice ucraini o ucraini? E questo ha portato ad avere un colloquio quasi immediato, cosa che spesso non succede. Ma io volevo tornare ancora a questo viaggio, perché il viaggio è anche qualcosa che può insegnare a noi giornalisti molte cose. Il viaggio insegna che voi vedete, accendete la televisione e leggete i giornali, non ci sono più inchieste. Ma chi sono gli stranieri? Io stesso mi sono meravigliato quando ho saputo che 500.000 signore ucraine erano qui e che curavano i nostri vecchi. Cioè noi che siamo diventati una razza debole, una razza vecchia.
e arrivano delle persone più giovani e più preparate, o comunque meno disattente, anche perché noi siamo impegnati a far soldi, che assistono le persone che stiamo abbandonando. È un significato profondo di civiltà che nasce però da di dentro delle persone. Non lo fanno, certo lo fanno per soldi, lo fanno per sopravvivere, e poi parlerò degli italiani cosa hanno fatto per sopravvivere. Però lo fanno perché hanno una cultura interiore che li porta ad essere inevitabilmente solidari, perlomeno delicati nella solidarietà, civili nel rapporto con i più deboli. Gli italiani. Ecco, io devo dire che quando ascolto e leggo i giornali su cosa si racconta degli stranieri che sono in Italia, degli extracomunitari, ricordo tutti i viaggi che ho fatto in mezzo agli extracomunitari, ai clandestini italiani. Pensate che nel 1994, cioè 11 anni fa, 12, insomma 11 anni e 2 mesi, da Berna mi ha scritto una signora dicendo: ma voi parlate tanto della Lega dei contro gli stranieri che vengono in Italia. Io sono di Roma, mio marito fa il fornaio, io faccio la fornaia, però la legge svizzera proibisce di portare i figli agli immigrati italiani. Bisogna essere lì da almeno 7 anni, bisogna avere fatto domanda di residenza, chi è lì da 4 anni non può avere i propri figli, ed è una persona abbastanza giovane. E allora cosa succede? Li portano come clandestini. E a Berna, in un sottopalco di una casa, ho visto due bambini romani che dormivano e quando bussavano la porta correvano nel sottopalco e che le chiese evangeliche facevano studiare di nascosto, per modo di dire, perché le autorità svizzere, c'è una grande ipocrisia, fingono di non accorgersi, è impossibile che non sapessero che in una scuola c'erano 50 bambini spagnoli, jugoslavi, italiani che studiavano di nascosto tutti i giorni. Possibile. Cioè, facevano finta, però volevano imporre la legge e fingevano di non accorgersi. Eravamo noi italiani. Erano gli ultimi marocchini d'Europa, perché gli italiani sono stati a lungo i marocchini d'Europa. Allora, l'importanza di questa mostra torna ad essere il rapporto che noi cerchiamo con le persone. C'è una frase famosa creata proprio in difesa degli italiani, perché siete troppo giovani per saperlo, ma nel 1969 la Svizzera ha fatto un referendum per espellere 750.000 italiani, perché dicevano turbano la casa di Guglielmo Tell, cioè inquinano con la razza mediterranea Guglielmo Tell, insomma erano degli xenofobi come sono i leghisti, eccetera, eccetera. Questi italiani sono stati difesi da due categorie di svizzeri, gli industriali, perché volevano dei lavoratori, e gli intellettuali, tra cui un grandissimo scrittore Max Frisch e anche un grandissimo commediologo Friedrich Dürrem, i quali hanno creato una frase che oggi, creata per gli italiani migranti, ma mica tanto, 40 anni fa, oggi, 30 anni fa, è diventata il logo di tutta l'immigrazione del mondo. Cercavamo delle braccia, sono arrivati degli uomini e delle donne. E questo gira, io la frontiera Messico-Stati Uniti, che sono le ultime colonne d'Ercole, cioè colonne d'Ercole, vi sapete, era il mondo oscuro contro il mondo civile che eravamo, che era questa Europa, i 3.000 chilometri che sono tra Messico e Stati Uniti, sono 3.000 chilometri che ogni sera vengono perforati da 6.000 clandestini che entrano negli Stati Uniti, con una morte media di 3x3 clandestini attraversando deserti, nascosti nei camion, affogati nei canali, una morte media di 3 su 10, quindi una vita disperante. Però anche lì questa frase coniata per gli italiani serve oggi ai messicani. E allora perché non potrebbe servire per tutta l'Europa, per questa civiltà che ci viene portata, per questo modo di scambiarci le cose, perché i confini e la diversità tra varie lingue e varie culture può essere una barriera, ma può essere anche tra due confini un terzo confine, una terza cultura, una terza umanità. Ecco perché da andare a cercare questa realtà e cercare di capire, andando a trovare per esempio la pizza celentana, che è molto buffa questa cosa, l'idea che in Ucraina si mangi una pizza, che poi pizza come mi pare, no, nulla io
trovo delle pizze che dicono è meglio che in Italia, poi trovo dentro dell'ananas, non so queste cose. Che la pizza celentana in Ucraina ci sia e che chi come Gianluca e gli altri vengono scambiati per turchi dicendo ma è strano, anche in Turchia mangiate questa pizza o cantate queste canzoni che sono d'accordo. Ecco, tutto questo è molto buffo, come è buffo ogni caricatura di ogni altra civiltà. È buffo. Quando noi guardiamo i musulmani noi ridiamo di loro e loro ridono di noi. Tutto è buffo, tutto è caricaturale. L'importante è parlarsi. E se noi continuiamo a guardare, noi italiani, gli stranieri agli angoli delle strade, queste signore eleganti, come sono eleganti le ucraine e tutte le donne dell'est, che tengono essere proprio, come dicono i francesi, essere ben vestite, apparire dignitose. Oppure come si abbandonano alla disperazione i magrebini, i popoli africani, eccetera, e li giudichiamo per come sono vestiti e non per ciò che hanno dentro, beh, a questo punto gli civili siamo noi. Dobbiamo davvero essere contenti di avere con noi Maurizio Chierici questa sera per la sua importantissima testimonianza e per il suo grande contributo. Pubblica esce Metropoli, il giornale dell'Italia multietnica. Sono 24 pagine tra attualità, società e costume, pagine anche di servizio, sport, che raccontano, che cercano di raccontare quella che è la normalità di un fenomeno che ormai è più che consolidato, strutturato nella nostra società, che è quello dell'immigrazione. Perché Metropoli secondo me è importante? Beh, innanzitutto perché è la prima volta, credo che, anzi non credo, è così, che un gruppo comunque editoriale importante, che l'Espresso, insomma, che non è proprio un bruscolino, una briciolina, l'Espresso con il gruppo di Repubblica, del settimanale L'Espresso, di Unicata, Web per intenderci, delle gazzette, anche della Gazzetta di Reggio e così via, decide di fare un prodotto, chiamiamolo così, anche se magari l'espressione non è bellissima, decide di investire persone, denaro, mezzi, per fare appunto un giornale indirizzato a un target specifico, che è quello degli immigrati. Ma non solo gli immigrati, le persone che lavorano con gli immigrati, quindi le associazioni, gli enti, le istituzioni e così via. C'è il bisogno, la necessità di raccontare quella che è la quotidianità, quella che è la normalità del fenomeno migratorio. O meglio, perché si parla appunto, per dire, di sbarchi e non si raccontano mai le persone che sono migrate come progetto migratorio? Marina l'ha raccontato una sua testimonianza che mi ha toccato tantissimo. Ma queste persone che sono venute qua, non è che una mattina si sono svegliate e hanno deciso di partire. C'è veramente un progetto con un inizio e una fine. Sfido chiunque a partire così, lasciare tutto quanto e andarsene all'avventura. Cioè, si parte perché c'è veramente un progetto, non perché una mattina si alza e ha preso una botta in testa. Quanta fatica far entrare nei giornali italiani discorsi quali gli squilibri tra nord e sud. No, caso vuoi dire, questa sera che c'è uno dei pochi giornalisti che ne ha parlato, ed è qui con noi. O dei mercati globali, i globalizzati. Quanta fatica far passare questi discorsi. E allora si finisce così, per raccontare lo sbarco, ecco questo fa sempre titolo, oppure nelle cronache di provincia, il furto, lo scippo, lo spaccio, la droga e così via. E allora, ad esempio, un'altra esperienza che volevo raccontare, perché secondo me è molto bella, per raccontare invece finalmente quella che, ripeto, è la normalità ormai di persone che sono qua tra noi e fanno la nostra stessa strada. Ecco che qualche anno fa è nata un'esperienza, come dicevo, molto bella, che è Migra News. Migra News è stata la prima agenzia di giornalisti migrati associati in Europa a darsi una redazione proprio fatta da giornalisti immigrati, stranieri. Alcuni tra l'altro sono già di seconda generazione. Con questo obiettivo, appunto, di raccontare loro stessi, protagonisti di questo progetto migratorio, la loro vita qua, tra l'altro proprio qui su Migra, e se lo vedete appunto il sito, è uscito da poco un dossier sulle badanti, quindi anche sulle donne che svolgono lavoro di cura, e quindi appunto questa idea di raccontare la quotidianità, l'inserimento tra mille fatiche, no? Naturalmente, però ecco questa quotidianità
dell'immigrazione, rispettoso e fedele nel raccontare ciò che giustamente deve essere raccontato sui temi dell'immigrazione. Grazie. Io volevo dire, scusa, volevo passarti la parola. Sì, una cosa solo, giustamente come dice lei, finalmente è uscito questo giornale, finalmente, perché la RAI da anni fa una trasmissione permesso di soggiorno alle 5:30 del mattino. Io vorrei sapere chi è fatta benissimo. Io le volte che mi devo svegliare perché devo partire, la sento, è straordinario. Ma anche come montatura, come musica, come impaginazione dei servizi, ma veramente potrebbe andare nelle ore di punta anche in televisione, 5:30 del mattino. Ma chi si rivolge? Perché chi lavora in casa dorme almeno fino alle 6. Forse d'estate chi si sveglia sotto i ponti, forse, perché la luce lo sveglia. Poi lei diceva una cosa altrettanto giusta. Si dice sempre marocchino fa ruba, albanese svalicia. Diceva Basaglia, voi sapete chi è, lo psichiatra famoso, diceva che non c'è mai scritto sano di mente uccide la moglie. Si dice sempre matto, impazzito uccide la moglie. Ecco, noi saremmo i sani di mente che alle volte facciamo alcune cose, mentre gli stranieri sono sempre i matti che girano e fanno alcune cose. Ecco, questo giornale... ci sono altre iniziative, ma questo è il giornale più importante perché è il giornale di Repubblica, che è il giornale più bello e più diffuso in Italia, ha questo peso. Sarebbe bello che se lo facessero anche in altre lingue, cosa dici? Non so sinceramente se i progetti, cioè, però no, hanno anche deciso, mi ricordo di alcune chiacchierate fatte a Roma, l'italiano è stato scelto perché in fondo bene o male la lingua che ci accomuna tutti, fare un giornale magari in spagnolo, in francese, in cinese, in bengalese, in russo, dicendo comincerebbe a diventare un'enciclopedia, comunque sono una domenica quando compra Repubblica si deve prendere un carrello per portare tutti i giornali, no? E allora sì, in fondo è la nuova lingua, no? Ecco, mi viene in mente questo, proprio per Repubblica, per Metropoli, mi avevano chiesto due domeniche fa di informarmi un po' sulla Coppa d'Africa, come veniva seguita in Emilia Romagna e così via. E allora telefono al rappresentante della comunità congolese per l'Emilia Romagna e dico, ma allora vi state organizzando appunto per la Coppa d'Africa? E lui mi dice, ma no, senti, non c'è niente di organizzato, è molto spontaneo, con un gruppo di amici ci vediamo a Imola, dove c'è appunto un nostro amico che ha il negozio, e insomma la parabola, il negozietto con la TV appunto, poi vende prodotti africani, insomma un'immagine anche molto, molto pittoresca. Dice, ma vi trovate solo voi congolesi a vedere la partita, le partite? No, vediamo un po', insomma c'è gente che è originaria da tutte le parti dell'Africa, italiani, e discutiamo ovviamente perché ci infervoriamo a vedere le partite, ma in che lingua discutete? Ah guarda, alla fine abbiamo scelto l'italiano, perché tra inglesi, francesi, alla fine c'è la nostra lingua nuova, quindi qua, questa scelta. Sì, volevo dire che l'italiano, curiosamente, in Svizzera e Germania negli anni 60-70, dove c'erano turchi, jugoslavi, spagnoli, portoghesi, magrebini, l'italiano era diventata la lingua franca. Ancora oggi, in America Latina, nel sud del Brasile, parlano tutti dialetto veneto, perché, no, è vero, parlano dialetto veneto che viene chiamato Talian. Tutti, ci sono anche dei libri, si studia a scuola, c'è una radio che trasmette le partite, due radio, una televisione, a Porto Alegre, che trasmettono le partite in questo italiano, che è molto buffo, una lingua povera. Per esempio, quando uno fa gol dice colpo de crapa gol, vuol dire colpo di testa. No? Quindi una lingua anche buffa, se vogliamo, questa lingua. Però è parlata italiano. Ma allora io a un certo punto, girando per Porto Alegre e per Santa Caterina del Sud, sentivo tutti, ma siete tutti italiani. Erano turchi, erano tedeschi, erano calabresi, parlavano tutti il veneto, che era la lingua franca. Scusa se ho fatto. No, nessun problema, anzi le tue parole sono sempre molto importanti. Ecco, io prima di passare la parola all'assessore comunale all'immigrazione alla città multietnica, Angelo Malagoli, vorrei fare una premessa. Io sono uno di quelli convinto che l'insieme delle migrazioni dentro nel mondo globale siano governate
e siano come dire, generate dalla molto tradizionale legge della domanda e dell'offerta, che i rapporti fra gli stati. Quello che mi sto chiedendo è se nel mondo verso cui siamo l'esportazione di forza lavoro non è uno dei modi con cui una parte dei paesi del mondo costruiscono il loro prodotto interno lordo. Questo non era immaginabile. Voglio dire, la storia del mondo è storia di migrazioni, non c'è dubbio. Mai, secondo me, le migrazioni hanno assunto le caratteristiche che stanno assumendo in questo mondo. Rispetto alle tradizionali linee di migrazione da certi paesi a certi altri, noi adesso vediamo che uno dei paesi che attrae più immigrazione, in termini assoluti ovviamente, non in termini relativi, è la Cina. Non è. Quindi è un altro movimento, è un altro sconvolgimento. Per poi arrivare a Reggio, porta pazienza, ma resto al punto in cui ero. La migrazione come elemento strutturale dell'economia mondiale. Sì, che siano finite le linee di migrazione da un posto a un altro in varie parti del mondo. La particolarità del fenomeno italiano, che in un paese sostanzialmente intonso dal punto di vista della migrazione fino a 15 anni fa, 15-20 anni fa, e comunque a livello di massa fino a 10 anni fa, per la situazione italiana non è stabilizzato il modo di pensare, il senso comune. La procura, soprattutto dopo l'11 settembre, ne è una società. Penso questo, sì, nelle nazioni, nei rapporti tra le nazioni, erano le guerre, le rivoluzioni. Come destabilizza le basi materiali su cui è stata costruita una società come quella italiana, di cambiamento che sarebbero necessari per l'Italia a prescindere da un interesse. Ecco perché considero geniale questo titolo Corridoio 5. L'Italia è un paese in una condizione sostanzialmente di non sviluppo, senza voglia di scommettere, senza da raggiungere, che è la molla che genera poi i cambiamenti. Conquistare, difendere. Quindi alla lunga loro sono destinati a vincere, noi siamo destinati a perdere. Cioè, se li impostiamo così è finita. Dobbiamo mettere insieme le energie per stare meglio tutti, adesso banalizzo così ci capiamo. Corridoio 5 è geniale come titolo di questa mostra perché mette insieme questi due aspetti. Corridoio 5 è una grande infrastruttura, che collega, che collegherà l'Atlantico col Baltico sostanzialmente, Barcellona-Kiev. È anche una grande idea di Europa, perché è ovvio, l'Europa dall'Atlantico, dal confine occidentale al confine orientale della Russia. È una grande opportunità per l'Italia, sempre che riesca a bucare la Valle di Susa e ad atterrare in pianura padana, perché altrimenti diventa una grande opportunità per la Svizzera. È una grande opportunità per l'Italia perché attraversa il bacino padano, che è forse il 60-70% dell'industria nazionale, ed è una di quelle infrastrutture che possono innestare un cambiamento dal punto di vista della qualità dello sviluppo economico. Reggio Emilia sarà interessata da questo corridoio in termini di influenza generatrice di investimenti, di ricerca. Allora, su questo percorso di migranti si sta costruendo un'idea di Europa e si sta costruendo il futuro di Reggio, allora in un colpo solo, ecco perché lo considero geniale, noi discutiamo del futuro di Reggio parlando della vita dei migranti.
Questo collegamento, secondo me, è quello su cui noi dobbiamo costruire la nuova visione della nostra città, la nostra visione della nostra città. Se questa idea di Europa funziona, Reggio è un posto dove presumibilmente nasceranno delle idee di investimento. In Ucraina ci saranno idee di rapporto economico sociale con Reggio Emilia, così come con Lione, Torino, con tutto l'asse. Allora, scindere le due questioni è il nostro errore di questi anni, e cercare di capire come non solo di sapere che il mondo è interdipendente, ma cercare di capire le interdipendenze e cercare di capire quindi cosa ognuno riesce a costruire nella convivenza comune è secondo me la grande sfida. Naturalmente questo ha bisogno di apertura, di sensibilità. Tu facevi una domanda all'inizio: siamo pronti ad accogliere questo tipo di... da un certo punto di vista sì, da un altro punto di vista no. Qual è il punto di vista per cui siamo pronti? Perché Reggio è una città aperta, solidale, storicamente in grado, storicamente anche spontaneamente, capitale della cooperazione, dell'idea cooperativa, spontaneamente aperta. Quando ancora non c'erano programmi specifici della pubblica amministrazione su questi temi, avevamo già il primato nazionale di matrimoni misti, per dire che tipo di società noi siamo. Mediamente più colta di quelli che assistono. È evidente che il tipo di lavoro è problematico, perché c'è da un lato la necessità e la disponibilità culturale a fare qualunque lavoro, ma contemporaneamente c'è una cultura media che è più alta di quelli che assistono. Abbiamo un altro grandissimo vizio: noi giudichiamo l'importanza degli altri sulla base dei nostri parametri, dei nostri bisogni. Dicevo prima con il rappresentante... Sono passati 10 anni, Parma è andato sicuramente in Serie A, speriamo che torni subito in B, così la città torna più civile. È andato sciaguratamente in A, e un giorno, durante lo sbarco americano da Haiti, al buio mi si è avvicinato un argentino dicendo: ma è vero che Crespo viene comprato dal Parma? Allora, il gas dell'Ucraina che arrivava attraverso il calcio. Però c'è una cosa che ti vorrei dire. Tu hai detto: la domanda e l'offerta porta all'immigrazione. Può essere anche la domanda e la negazione che porta all'immigrazione. Sì. Perché il grande motore dell'immigrazione è la negazione della libertà, del cibo, della dignità, di tante cose, di infinito. L'immigrazione clandestina è l'economia sommersa, ovviamente, ma questo, se necessario, ne parleremo dopo. Ecco, volevo approfittare della presenza dell'assessore Malagoli per chiedergli un'altra cosa. Reggio Emilia da almeno 5-6 anni è stata ed è tuttora, diciamo così, la protagonista di un'esperienza un po' unica nel suo genere. Mi riferisco all'esperienza fatta nel quartiere di Reggio Est, un quartiere particolarissimo perché ha un'elevatissima presenza di cittadini immigrati. Una pagina di tutto, di molto bello e di molto bello. Scusa, come mai mi dice che scarica la batteria? Fuori dalle... cioè è una cosa allucinante. Guarda, questo non è il parcheggio del forno, eh? Questa è tutta gente che va là. E dove è sto forno allora? Non è, no. Beh, sarà qua.
Dai, guarda, c'è la piramide. Tieni la batteria, va! Non lo so! La fai te? Tocca vedere solo le 4. Sarà in diretta, no? Mi dispiace proprio, credo. Beh, sta roba qua, sinceramente, un po' mi dispiace. Dico un dispiacere, guarda, da voi. Non c'è più posto. Hanno chiuso le porte. Sempre tonico. Sta per vita, per vita. Intervista un po' di questa ragazza. È lo stesso. Mossa. Bisogna fare le liste per entrare. Vista su te. 2500 persone che ci stanno. Ferri! Uno ha dato 6.000, mi sa che se il giorno noi abbiamo l'invito, questa cosa. Comunicare dentro per vedere, grande carte. Sì.